Le 8.02, buongiorno, buon sabato mattina. Come avete sentito nella copertina di Gabriella Caimi, questa mattina parleremo di tasse, di fiscalità. Do il benvenuto a Marco Salustri, responsabile della fiscalità di un'impresa, associazione che si occupa di riunire le piccole imprese. Buongiorno Salustri, mi sente? Buongiorno, grazie. Marco Salustri, responsabile della fiscalità di un'impresa. Noi fino adesso abbiamo parlato delle grandi corporation, delle global tax. Vi abbiamo chiamato per scendere un po' a livello, come si suol dire, del marciapiede, a livello dell'utente, del consumatore italiano. È in atto una riforma fiscale. Che cosa vi aspettate voi? Lo studio di una riforma fiscale fatta che si spera venga fatta dal governo Draghi. Che cosa vi aspettate? Che cosa chiedete voi che rappresentate le piccole imprese? Beh, allora, il sistema fiscale italiano oramai ha raggiunto un livello di cottura che non può più esistere per le piccole imprese italiane. Noi sappiamo che il tessuto imprenditoriale italiano rappresenta il 90% delle piccole e medie imprese, che tra l'altro sono quelle che danno lavoro a oltre il 50% degli italiani. Una riforma fiscale è fondamentale. Vi faccio ragionare su un dato, così rispondo alla sua domanda. La Banca Mondiale, con un recente studio, ha valutato che per redigere le dichiarazioni delle nostre società, per raccogliere le informazioni, e dico io, per dirci anche qualcosa, servono oltre 230 ore di studio. Questo è sintomatico di una situazione un po' più, continuare. Evidentemente bisogna riscrivere il sistema del testo unico delle imposte, parlo dell'IRES, parlo dell'IRAP, parlo dell'IVA, parlo dell'IRPEF, cioè è necessario decomprimere la pressione fiscale che c'è sulle società, che attualmente si trovano a pagare il 60% di imposte, una pressione fiscale altissima, quando ricordo a tutti che la pressione fiscale dei nostri competitor europei è sotto il 40%. È tutto evidente che questo rende le nostre piccole imprese non in grado di competere. Quindi qual è l'elemento importante? Beh, allora, innanzitutto eliminare quelle che sono misure coercitive, dico io, diciamo noi, a livello fiscale, quali strumenti per fare cassa per il fisco, cioè l'applicazione degli ISA, che sono gli ex studi di settore, le società di comodo, cioè tutti quegli elementi che in qualche modo costringono l'azienda a dover comunque pagare delle imposte anche sulla base di fatturati non realmente prodotti. Ma soprattutto è fondamentale, lo sottolineo, aiutare le piccole imprese ad aggregarsi e a reinvestire i propri utili. Che vuol dire questo? Beh, è chiaro che per reinvestire gli utili devono esserci gli utili. Allora, è importante che il fisco cambi mentalità e capisca che se dà la possibilità alle imprese di ridurre la propria tassazione, quindi devo pagare, non so, 10.000 euro di imposte, 100.000 euro di imposte, quello che è, non ha importanza. Una parte di queste imposte io non le verserò allo Stato, ma mi serviranno per reinvestire nella mia attività in risorse tecnologiche, risorse umane, studi di fattibilità, quello di cui l'azienda ha bisogno, e soprattutto la possibilità di dare alle aziende, ossia di aggregarsi e quindi essere più forte a livello competitivo, perché le società hanno anche grandissime difficoltà oggi a reperire fondi dalle banche. Quindi diciamo che noi siamo sempre stati abituati, le nostre aziende sono sempre state abituate a vedersi riconosciuto il classico credito di imposta sulla base di spese che l'azienda deve sostenere. Bisogna cambiare mentalità, cioè ragioniamo al contrario, non mi fate sempre spendere per poi avere un credito, io spenderò per fare un investimento e avere il credito, cambiamo mentalità. Detassateci quelle che sono le imposte, riduciamole, ma quella riduzione, quella agevolazione la utilizzeremo per investire e crescere. Chiarissimo. Faccio un esempio. La devo interrompere, mi scusi. Faccio un esempio. Sì. No, se è veloce è benissimo, perché abbiamo la pubblicità.
Allora possiamo farlo anche dopo, se vuole. Lo facciamo dopo. Rimanete con noi qualche istante di pubblicità, poi torneremo a parlare di tassazione macro e micro, se vi interessa. Otto e 29, di nuovo a parlare di tasse per il G20 a Venezia, appunto sulla tassazione. Marco Salustri, responsabile fiscalità di un'impresa, sono debitore con lei di una postilla. Lei faceva un esempio su come dovrebbe essere la riforma delle tasse. Sì, sto facendo un esempio, visto anche i tempi stretti. Il direttore dell'Agenzia delle Entrate aveva fatto una proposta, aveva proposto di tassare le aziende per cassa mensilmente, trimestralmente. L'idea potrebbe anche essere interessante, ma allude ad una modifica importantissima della tassazione. Quando si parla di tassazione di imprese, dovete sapere che si parla sempre di bilancio societario. In realtà non è così. In realtà i bilanci sono, mi permetto di dire, due, cioè quello civilistico, molto complesso, e quello poi fiscale, dove si vanno a recuperare tutti quei costi che il fisco non ritiene prettamente congrui all'attività dell'azienda. Questo non è più possibile, cioè nel senso, noi quello che diciamo è: o i costi sono deducibili o non lo sono. Per poter attuare una tassazione di cassa e quindi reperire finanze giuste dalle aziende, eliminando anche il sistema degli acconti, ma tassando su quello che è realmente stato prodotto, è proprio necessario riscrivere il testo unico delle imposte sulle imprese. Chiarissimo. Quindi i costi o sono deducibili o non lo sono, un po' come succede nei paesi anglosassoni. Grazie mille. La interrompo perché non so se è pronto il collegamento con Venezia, lo vedo, ma no, non è ancora pronto. Informazione la facciamo, quindi leggiamo anche il tweet. Questi ragionamenti sono pieni di ipocrisia, dice il signor Franco. Il proprietario di Amazon è tra i due, tre più ricchi al mondo, e diciamo che Amazon non guadagna abbastanza. La verità è che non si vuole risolvere il problema perché il liberismo la fa da padrona. Marco Salustri, responsabile fiscalità un'impresa. Come sempre, dal macro al micro, io so che una questione che sta molto a cuore alla sua associazione è la rimodulazione dell'IVA. Si farà secondo lei e come la vorreste? Allora, la rimodulazione dell'IVA è fondamentale. Il problema è questo, che per poter fare una rimodulazione chiara e concreta è necessario prima rimettere a posto quelle che sono alcune macro aree fiscali, quale l'IRES, l'IRAP, lo sappiamo, e l'IRPEF. Queste sono, le tre tipologie di tassazione, secondo noi, più importanti da sistemare. Una volta che abbiamo sistemato correttamente, concretamente, la tipologia di questa tassazione, a quel punto all'atere sistemiamo l'IVA e le accise, perché se abbiamo notato, l'IVA e le accise sono sempre state un po' utilizzate. Le accise, ricordiamo, carburanti, benzina. Assolutamente sì, hanno un funzionamento a fisarmonica, cioè noi sappiamo che quando serve vengono utilizzate per fare cassa. E l'IVA l'abbiamo vista soltanto aumentare negli ultimi anni, quindi non ci sono state rimodulazioni sostanziali, ma perché effettivamente, se prima non mettiamo a posto queste grandi aree, è chiaro che non riusciremo a sistemare a valle un'imposizione, IVA che sia concreta e reale. E d'altronde, noi lo sappiamo, l'IRPEF è quella che ci sta dando in questo momento il maggior incasso per il governo, parliamo di oltre 200 miliardi, ma parliamo anche di un'evasione fiscale di oltre 30 miliardi. Idem per l'IRES, abbiamo delle entrate che vanno oltre i 30 miliardi, cioè, quindi sono imposizioni talmente importanti che devono essere rimodulate correttamente. Dopo noi ci aspettiamo alla fine un sistema dell'IVA, altrimenti verrà soltanto un sistema non chiaro e concreto. Grazie mille.